Sono anche molto onorata di essere qui e di poter sostenere in primo luogo la candidatura di Elena al Consiglio Comunale. Lo dico partendo proprio da quella parola femminista, perché devo dire che la prima grande difficoltà per me che vengo da quella storia, che ho questa storia, la storia di una femminista, è riuscire a fare la differenza e a mantenere la propria differenza nel momento in cui si sta in un luogo burocratizzato e neutro, neutralizzante come quello delle istituzioni. E riuscire a mantenere la coerenza del proprio percorso di donna, di femminista dentro i luoghi istituzionali è una sfida complicatissima. E l'altro elemento di orgoglio viene da quello che raccontava Gabriele poco fa, e cioè dal fatto che dentro l'esperienza di 5 anni di De Magistris c'è un percorso che si è costruito con grande coerenza, un percorso che oggi sta dentro la lista appunto Napoli Comune. La cosa più triste in campagna elettorale è dover vincere quella diffidenza che viene immediatamente associata alla parola politica. Cioè tu sei un politico maschile, sei uno che fa la politica, che sei in politica, come se questo significasse immediatamente appartenere a una sfera della realtà fatta di corruzione, fatta di compromesso, fatta di interesse personale. Io credo che rivendicare con forza, fatemi usare una espressione antica, la diversità comunista, il fatto che la pratica politica sia una pratica fatta di quotidianità, di militanza, di lotta, di conflitto, dentro e fuori le istituzioni sia una cosa di cui andare orgogliosi e da nominare quotidianamente, perché appunto spesso è quello che viene rimosso nella connessione con la parola politica. C'è un'altra ragione che mi porta ad essere qui ed è l'importanza di questo lavoro. L'importanza di questo laboratorio per l'Europa e per la sinistra. Io non mi sto occupando del Parlamento europeo, mi piace anche qui poter raccontare, anche se brevemente, e spero ci siano presto altre occasioni, le cose di cui mi occupo. Mi occupo chiaramente molto di donne, sono una commissione femmina del Parlamento europeo, ma mi occupo, diciamo, principalmente della grande maggioranza del tempo lo dedico a combattere questo mostro di cui si comincia finalmente a parlare, che è il TTIP, questo trattato transatlantico tra Europa e Stati Uniti, che è un po' la sintesi della involuzione dell'Unione Europea. La sintesi perché significa approfondire quell'elemento di esproprio democratico che già connota questa Europa, fatta di austerità, fatta di governance, fatta di troiche, di burocrazia, di ricatto del debito, l'agroalimentare, la salute alimentare, un trattato che avrebbe delle conseguenze economiche e sociali devastanti soprattutto per il Sud Europa e il Sud Italia. Ecco, lottare contro il TTIP, farlo a mani nude, farlo in un contesto in cui gli stessi parlamentari europei hanno un accesso limitato alle informazioni, significa anche provare a difendere un modello di democrazia, che è quello che in questa Europa viene quotidianamente cancellato, viene cancellato quando si erigono i muri e i fili spinati contro le donne e gli uomini migranti, che viene cancellato quando si ricatta un popolo, come è stato fatto col popolo greco con il ricatto del debito. Però significa anche unire le lotte. Pensiamo a quello che sta accadendo in Francia, pensiamo al fatto che in Spagna i compagni e le compagne hanno delle concrete possibilità di diventare sinistra di governo. Allora, cambiare l'Europa significa anche partire dalle città. Gabriele ricordava prima l'esperienza di Barcellona, non è un caso che proprio quella sinistra che ha già sperimentato come dall'esperienza del conflitto per l'occupazione e la lotta contro gli sfratti si possa ambire a un'esperienza di governo, ma quella è in primo luogo un'esperienza di autogoverno, di governo del proprio territorio, di governo della propria municipalità. Ecco, io credo che in questa connessione fra autogoverno, come a Barcellona, così come a Napoli, e prospettiva di governo sia il futuro della sinistra. In
in Italia e in Europa. Lo raccontavo prima con Elena, noi siamo 52 deputati di sinistra in Europa, e in molte realtà europee questa sinistra è una sinistra di governo che lotta quotidianamente per cambiare le politiche di austerità. Io credo che da questo punto di vista Napoli rappresenti un laboratorio per quella che è stata la storia di questi 5 anni, ma anche per la sinistra in Italia, che è una sinistra ancora troppo debole, ancora troppo frammentata, ancora troppo poco radicale, permettetemi di dire, perché troppo spesso ha rinunciato a porsi come alternativa netta a un Partito Democratico che è parte integrante delle politiche di austerità. Ed ecco perché io credo sia importante sostenere il cambiamento e la continuità dell'esperienza di cambiamento che Luigi De Magistris rappresenta, ma dentro questa esperienza di cambiamento, come diceva Gabriele, ancorarlo a un progetto chiaramente di sinistra, come Napoli a sinistra vuole essere, e ancorarlo anche a dei volti come quello di Elena, come quello di Daniele, come quello di Antonio, come quella di donne e uomini che questa coerenza la rappresentano con le loro storie di vita. Io credo che questo sia il messaggio più importante da poter comunicare durante una campagna.